Garantire la sicurezza nelle città non significa mettere il bavaglio e impedire l'azione dei sindacati. Dopo la manifestazione romana, CGIL e UIL scendono in piazza davanti alle prefetture, anche di Foggia. Diciamo ovviamente no a questo disegno di legge sulla sicurezza, che di fatto limita il diritto non solo alla libera manifestazione, ma anche addirittura ad esprimere le proprie opinioni. Non ci stiamo, limita i diritti dei cittadini, i diritti dei lavoratori, non si può mettere un bavaglio alla cittadinanza, non si può mettere un bavaglio a quelle che sono le aspettative giustamente dei cittadini. I sindacati contestano il disegno di legge sulla sicurezza, una norma che ha l'intento di azzerare la libertà e il diritto delle persone a manifestare il proprio dissenso, affermano. Forse si confonde il concetto di sicurezza dei cittadini con il concetto di repressione del diritto appunto a manifestare il proprio pensiero. Sono due concetti totalmente diversi e devono essere invece entrambi garantiti dal governo. Le proposte: si contrasti il crimine e si garantisca la sicurezza con altri interventi. Si pensi ad esempio a quelle che sono le problematiche in carcere, non si è toccato per niente il problema delle carceri sovraffollate e del problema naturalmente dei lavoratori del carcere, quindi delle guardie. Bisogna aumentare le forze dell'ordine, una presenza, far sentire al cittadino la presenza dello Stato.